invece passiamo alla ricetta, che qua di cose da fare ne abbiamo. Allora, io mi sono portata avanti e ho già preparato del brodo vegetale. Okay. Brodo vegetale ottenuto con sedano, carote e cipolla. Classico. E fino a qua ci siamo, non si spaventa nessuno. Mentre adesso invece inizio subito a preparare il riso. Allora, prendo un cucchiaio. Metto una noccetta di burro, lo metto qui nel pentolino perché facciamo una porzione. Come una porzione, ragazzi, non sì, scherziamo. Per noi. Allora, a casa diamo abbondante. Le dosi per quattro. Noi, Daniela, ne facciamo uno, se no non vale il discorso che mi hai detto che da quando io cucino voi vi siete un po', ecco. Vagamente, quindi, non tanto. Non mangiate solo qui e non cucino solo io, quindi. Allora, quindi faccio andare una noce di burro con circa un cucchiaio di olio. Ho messo già a tostare il riso, lo diamo per tostato e non sfumato di vino. Vi dico no vino in questo caso perché innanzitutto il vino non è contenuto, contemplato nella ricetta classica della matriciana, ma soprattutto perché l'acidità del vino in questo caso stonerebbe con guanciale, pecorino, pomodoro, abbiamo già delle parti acide. Quindi io ho già tostato il riso, l'ho portato avanti di cottura, ovvero ho fatto tostare, e fatto asciugare semplicemente con un mestolo di brodo. Grazie mille. Di nulla, adesso chef. Con un bel cucchiaio di legno, qui vado un pochino avanti, quindi lo riprendo in cottura, ovvero lo faccio ancora un po' sfrigolare e lo copro subito con un bel mestolo di brodo, anzi diciamo 1 3/4, e adesso okay. Lo lascio leggermente sobbollire perché il riso adesso si deve imbibire di brodo. Regolo anche con una puntina di sale, pochissimo, perché poi verrà mantecato con parmigiano grattugiato e pecorino grattugiato. Nel frattempo, Daniela, io taglio velocemente giusto 2 lamelle di cipolla. Questo così, velocemente, fate... in promessa, beh, sì. Mantenuta per Ambra, guarda come lo fa. Vabbè, è un po' la base, no, della cucina. Certo. Cipolla, pentola già calda, cipolla bianca, cipolla dorata, non cipolla rossa, mi raccomando, la cipolla classica comune. Pentola calda e subito un goccino di olio. Faccio rosolare la cipolla, aggiungo circa un barattolo di pelati. Li mettete così, interi, così come li trovate. Ah. Esattamente. Sempre qui un pochino di sale e noce moscata. Quindi nel sugo, nella salsa di pomodoro, vado a rimettere, se vuoi puoi mettermi anche un po' di pepe, Dani, vieni, facciamolo insieme. Io metto noce moscata abbondante e pepe, poi aggiungerò anche un rametto di maggiorana perché sono gli stessi aromi che incontriamo nel guanciale. Ovviamente il guanciale è stagionato, quindi abbiamo meno la percezione degli aromi che l'hanno insaporito. Sì, certo. Posso, che puoi girare, chef? Il risotto. E proprio perché vi raccontavo del guanciale, mi raccomando, io faccio una versione assolutamente originale e destrutturata della matriciana. Proprio ricorda la matriciana nei sapori, ma voi usate il guanciale, non usate il bacon, non usate la pancetta affumicata, non usate le varie pancettine arrotolate. Certo che se a casa avete proprio quello nel frigorifero, in cucina non si butta niente, però sacrosanto il guanciale. Sì, però perché avete quello nel frigorifero? Cucinare bene inizia dalla spesa. Se brava. Volete quella ricetta lì, andate al supermercato e iniziate ad assaporarvela proprio tra i banchi del supermercato. Bravissima. Dal vostro macellaio di fiducia, perché poi se viene bene oppure no dipende anche da quello, non soltanto dall'amore. E non solo dall'amore, non anche dalla tecnica, ma dall'alimento, dalla materia prima, come insegnano tutti i grandi chef. Brava Daniela, tu sei uno che fa la spesa consapevolmente. No, io sono una che rosica tantissimo se poi la matriciana non ti viene bene, perché cioè va bene che l'amore finisce, che ti possono licenziare da un momento all'altro, tutto va via, ma la matriciana no. Stupenda, stupenda. Allora, quindi, guanciale, fette di guanciale un pochino spesse, chiedetelo al vostro salumaio di fiducia, un po' più spesse, non devono essere sottili sottili come delle fette di prosciutto crudo, perché comunque il guanciale si deve croccare, quindi in padella senza niente, non c'è bisogno assolutamente di mettere dell'olio, perché poi con il calore diventerà non solo croccante, ma rilascerà tutto il suo grasso in eccesso. Quando poi arriva a un certo punto, adesso io abbasso un po' il fuoco, lo girate, una volta rosolato il primo lato, lo rosticciate da una parte e dall'altra, perché deve essere croccante. Ti vedo preparatissima, ma e prontissima. La mia regola di solito a casa è quando il grasso del guanciale diventa trasparente, più o meno è va ora girato. Di girarlo. E adesso, Daniela, invece, sì? Facciamo un'operazione.
di destrutturazione, ovvero questa bella salsa di pomodoro fatta con cipolla, un barattolo di pelati, maggiorana, sì, pepe, sale, la andiamo a frullare. Ah. Io ti preparo il mix e tu, mia dolce Daniela, senza schizzarti, senza farti male. Poi la quantità di cipolla ovviamente la decidete voi, se volete mettere uno spicchiettino d'aglio, perché no, un po' di fantasia in questo caso e anche il proprio gusto personale, certo, non disturba. Frullo. Frulla, esattamente. Fino ad ottenere una salsa proprio. Così, sì, esattamente. Sì, deve essere proprio bella vellutata, liscia, non deve avere grumi. Questo perché? Perché voglio creare uno specchio di pomodoro che farò adagiare, un disco di pomodoro che farò adagiare una volta completata la cottura del risotto. Tu frulla sì, bene. È ben frullato? Mi sembra liscio. Di sì. Adesso aggiungo circa che profumo. 20 grammi di colla di pesce. Oh. Già, aspetta, scusami, ti ho scottato. No. Precedentemente ammollata. Questo perché la gelatina, quindi la colla di pesce, si ammorbidisce, ce l'ho qua nella ciotola, si ammorbidisce in acqua fredda. Se volete, che non avete moltissimo tempo, in acqua tiepida. Leggermente tiepida. La scolate, la strizzate, la immergete dentro la salsa di pomodoro frullata calda e automaticamente si scioglierà e farà un tutt'uno. Se è ben frullata, io direi a posto così. Adesso la possiamo tranquillamente rovesciare in questa teglia da forno coperta, sagomata con un foglio di carta forno. Allora, questo non va in forno, quando si mette la colla di pesce significa che tutto va in frigorifero. Ovvero, colla di pesce è l'addensante. Questo finisce in frigorifero per circa, direi, un'oretta. Deve essere solido. Naturalmente, noi per esigenze di tempo l'abbiamo già preparato. Ed è così. Ma lo taglieremo solo all'ultimo, perché questa è la parte finale del risotto. È incredibile. Allora, nel frattempo, Dani, tu sai cosa mi puoi preparare? Quello che vuoi, se puoi sono capace. Sì, certo. Facilissimo, mi puoi sfogliare un po' di maggiorana. Ok. E te la metti qua, un bel mucchiettino qui. Io invece preparo l'intercapedine tra il riso e il disco di salsa, ovvero pecorino semistagionato. Semistagionato perché? Perché voglio fare delle losanghe, in questo senso. Voglio fare delle lamelle. Andiamo avanti. Hai fatto il controllo qualità per il discorso prima. Allora, questo è un pecorino semistagionato. Semistagionato perché già il risotto contiene parmigiano e pecorino, quindi per non eccedere con un sapore troppo salato. Poi abbiamo il guanciale, diciamo che questo è un risotto comunque bello strong, perché gli ingredienti che abbiamo sono tutti degli belli ingredienti, belli rustici. Quindi, con un pelapatate, come avete visto, ho creato delle lamelle di pecorino e queste serviranno, le metterò tra il riso caldo e sopra adagerò il disco di pomodoro, perché siccome il pomodoro viene dal frigorifero, la salsa di pomodoro, perché l'ho condensata con della colla di pesce, naturalmente a contatto con il riso poi farà quell'effetto wow, l'effetto, certo, che si squaglia. E poi naturalmente girando bene il riso, mantecandolo, avete tutto il gusto, ritrovate tutti i gusti del piatto. E sono quindi questo curiosa. Lo diamo per fatto. Adesso, praticamente il riso adesso è pronto ad essere mantecato, ovvero lo tolgo dal fuoco, mi avvicino qui e metto una buona dose di pecorino, una buona dose di parmigiano, e mentre mescolo gentilmente, tu invece mescoli dal suo grasso di cottura il guanciale. Yes. Lo scoliamo su questo piattino qui che ti ho preparato con con lo Scottex. Allora, io sto mantecando, quindi il riso si manteca sempre fuori dal fuoco, perché altrimenti il grasso e l'amido non fanno quella giusta colla. Adesso questo qui è collosissimo e così deve essere. E poi quindi metto parmigiano e pecorino. Parmigiano e pecorino, esattamente, come si condisce proprio il classico risotto.
adesso... Possiamo dire che è una ricetta dedicata completamente a me? Sì, così, certo. Per essere meno egocentrici del solito. Perché c'è il pecorino, certo, che è sardo, e io sono mezza sarda. La matriciana è, insomma, delle mie zone, perché sì, io sono romana, è però la il risotto è la parte tua milanese. Se ti piace, tesoro, falla tua. Allora, vedete il risotto cremoso, cremoso, cremoso. Non particolarmente all'onda, eh? Ma cremoso. Adesso lo stendo, facciamo questo bel cerchio. Mi hai detto una porzione abbondante, generosa, sì, e mi sembra che qua ci siamo. Riandiamo ancora con abbondante pepe, perché la matriciana è bella forte di pepe. Poi, uno strato per di pecorino, di lamelle di pecorino, per accogliere, lo metto così, per accogliere il disco di salsa al pomodoro. Questa è la salsa al pomodoro, eccolo qui, e facciamo due per sicurezza, ci siamo, uno mi serve, ma guarda ok, e poi ancora un pochino. Giusto. È bellissimo. Aggiungiamo il guanciale e lo mettiamo così. E da ultimo, Dani, ecco, lo mettiamo così, come se fosse un po' un giro tondo. E da ultimo delle fogliette di maggiorana. Tic. Non aggiungiamo nient'altro, se non ancora un po' di pepe.